frutta, guardate quanta frutta, qui abbiamo delle tre pere, qui sotto invece abbiamo tre kiwi e qui invece abbiamo tre susine, ma potrebbero essere anche di più. No, vabbè, a parte questo, allora, prima di cominciare il video vi dico che non mi farò vedere perché ieri sera sono uscito a cena, per questo non ho potuto neanche farlo immediatamente il video. E sono tornato veramente, era tardissimo e mi sono svegliato adesso. No, no, vabbè, adesso no, però poco fa, quindi vi consiglio vivamente di non farvi vedere. Inquadrerò solo il cesto della frutta perché riassume meglio la partita. Una bella Macedonia, no scherzo. Allora, prima di cominciare, i miei complimenti sinceri vanno al Modena, che dopo 6 anni è riuscito a conquistare la Serie B con una roboante vittoria 4-0, non mi ricordo contro chi. E complimenti a voi, vi auguro il meglio per il prossimo anno, che dopo il fallimento, questo significa che dopo anche i fallimenti numerosi che stanno colpendo le squadre di Serie B, Serie C, ci si può rialzare e il Modena ne è un esempio. Complimenti a voi, siete riusciti a vincere il vostro girone, non era facile, e vi auguro il meglio per la Serie B, molto meglio voi della Reggiana, promozione diretta, quindi bravo Modena. Veniamo alla nostra partita allora. Facciamo 3-1 e come avete visto prima, per la seconda volta in stagione, rifiliamo tre pere alla Roma e a José Mourinho, che stimo veramente tantissimo, ma non credo si sia scansato, siamo semplicemente più forti e abbiamo dato una dimostrazione della nostra forza anche ieri, perché insomma, vedevi subito che non appena acceleravamo un po' i ritmi, dopo una me prima mezz'ora sostanzialmente equilibrata, una bella occasione per noi e poi un'occasione bella anche per la Roma. Bella occasione anche per la Roma, riusciamo subito in contropiede con un'azione veramente magistralmente tutta di prima, che Calhanoglu, l'assist oggi ovviamente ha giocato bene, benché non abbia segnato ha comunque fornito due assist, uno qui bello per la corsa di Dumfries, che poi è andato subito a incrociare cioè in realtà l'ha fatto passare sotto le gambe del portiere, quindi bene. E battere Patricio 1-0 e a me veramente Dumfries piace tantissimo, è il mio pupillo, cioè quindi anche quando gioca male io non è che lo critico, anzi, cioè anche perché critica Dumfries non capisce proprio niente no, vabbè, se fosse un po' più preciso veramente sarebbe un top player che non farebbe assolutamente rimpiangere Hakimi, e non lo sta facendo rimpiangere, anzi, se fosse anche più preciso sarebbe anche meglio del marocchino, ma anche oggi segna, sblocca la partita e dopo 10 minuti Brozovic si inventa un gol veramente bellissimo, supera un avversario, davanti a lui fa partire quel bolide sotto l'incrocio, veramente Brozovic, oltre adesso ad essere fondamentale in fase davanti alla difesa, in fase di costruzione. Adesso comincia anche a buttarla dentro, a rendersi pericoloso pure in zona offensiva, il che lo fa proprio diventare un calciatore completo. E sì, vabbè, ogni tanto magari fa un fallo di troppo, perché quella posizione lì è molto rischiosa di prendere il giallo, ma ragazzi, Brozovic deve giocare. C'era una mia compagna di classe che diceva, non ovviamente ultimamente, ma qualche volta diceva, Brozovic fa schifo, no, ma non capisci un cazzo, ma come si fa a dire che Brozovic fa schifo, ma non capisci proprio niente allora? Peggio di criticare Dumfries, criticare Brozovic. Sì, ve l'ho detto io, ogni tanto magari fa un fallo di troppo, perde una palla di troppo, ma ragazzi, quello non è paragonabile a quello che di buono fa. Anche ieri ha segnato, cioè, oltre alla bellissima partita fatta. Bene anche Calhanoglu. Bene Lautaro, che meno male che è andato anche a segno per proseguire la striscia di partite con gol, è sempre importante, poi è riuscito benissimo a incollare di testa una perfetta battuta sempre di Calhanoglu, e poi dall'altra parte bene Perisic, che veramente si sta prendendo la fascia sinistra come se fosse proprio il suo habitat naturale. Ed è il suo habitat naturale effettivamente da quando è tornato all'Inter, proprio soprattutto dal 2021, dall'inizio del 2021 è un calciatore completamente diverso dalla prima volta che ci è arrivato,
che faceva una prestazione buona e altre no, che ogni tanto segnava, ma comunque era svogliato. Invece qui proprio c'è la voglia di fare, la voglia di proporre calcio, di mettere i cross perfetti, di puntare sempre l'uomo, di andare in fascia, veramente fantastico Perisic. E anche Barella bene, un po' meno esplosivo degli altri due a centrocampo, ma comunque bene. Dzeko, ecco, se devo trovare l'unico che non mi è piaciuto, dico Dzeko, perché magari con Correa l'intesa funziona leggermente meglio, ma comunque non è entrato mai in partita. E poi bene anche in difesa. Handanovic, ragazzi, Handanovic non ha esultato, quindi io mi chiedo perché i gol dell'Inter non sono stati annullati. Ennesimo scandalo arbitrale, come dicono alcuni, a favore nostro, cioè Handanovic non ha esultato, quindi i 3 gol dell'Inter non andavano convalidati, come dice Pioli. E per il resto una bella partita, stasera speriamo nella Lazio, anche se secondo me il Milan riuscirà a vincere e a rimanere in testa, speriamo solo, ecco, in mercoledì che giochiamo solo noi, recuperiamo quella famosa partita col Bologna e dobbiamo solo vincere, dobbiamo solo vincere. E bellissima vittoria ieri, ma continuare così assolutamente. Dai, che manca poco. Ora abbiamo partite che possiamo tranquillamente vincerle tutte. Tranquillamente no, però possiamo vincerle tutte. Certo, cioè, le trasferte Bologna, Udinese e Cagliari saranno però trasferte difficili, più delle partite in casa con Empoli e Sampdoria, anche se comunque non sono da sottovalutare mai. E non ho più niente da dire, ciao a tutti.